In questi giorni ci stanno bombardando con la notizia che finalmente è stato catturato uno dei latitanti mafiosi più famosi al mondo, Matteo Messina Denaro. Oggi voglio parlarvi di come la mafia utilizza l'arte per i propri scopi. La prima motivazione è che le opere d'arte vengono utilizzate come simbolo di potere, per riciclare denaro sporco. Le opere d'arte infatti non sono tracciabili e quindi si può riciclare tanto denaro e molto velocemente. L'altra motivazione è che spesso vengono utilizzate come garanzia. Spesso sono chiuse nei caveau, ma si sono avute notizie anche di opere d'arte nascoste sotto al terreno. Sono facili da nascondere. Pensate a quanto spazio vi servirebbe per nascondere milioni di euro. Con il traffico di opere d'arte ci manteniamo la famiglia. Sono queste le parole che Matteo Messina Denaro ha scritto in un pizzino. Sappiamo che Denaro commissionò il furto di un reperto archeologico importantissimo, il satiro danzante di Mazara del Vallo. Non ricordavo nemmeno di averle, disse Gioacchino Campolo, noto come re dei videopoker, quando fu arrestato e nella sua casa vennero trovati diversi quadri di artisti famosi.